Allora, oggi siamo proprio con te, battito di mani già partito così, eh sì, perché sai quando sono luccheri, un uomo speciale, non ci sono dubbi, un uomo estremamente colto, non ci sono dubbi, un uomo che fa di questa sua cultura la capacità di saperla divulgare, di saper spiegare a tutti, attenzione, eh, laddove la linearità, la capacità di saper spiegare non cancella mai l'importanza degli argomenti. Spiegati se stiamo meglio se stiamo bene, lo dobbiamo anche a lui. Da lui è partito poi tutto il racconto della medicina in tv. Eh, nome e cognome, Luciano Onder. Che devo dire di più? Ben arrivato, ben, Grazie arrivato, ben arrivato. Grazie per me. È proprio, guardate, un, come dire: sai, qui regali. Oggi ci hai fatto il regalo. Sì, lo so, Luciano è una persona estremamente riservata che mi patisce un po', perché diciamola, io sono molto affettuosa, però mi sopporti per 20 minuti, vero? Anche per più di 20 minuti. Anche per più di 20 minuti, perfetto. Allora, giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, sono 57 anni, ragazzo Onder, che tu parli di questo tema spieghi questo tema, il tema della salute a tutti gli italiani? Eh, diffondere la salute, l'informazione in medicina deve essere un servizio utile, utile allora. per chi ascolta, per chi legge, perché da quella lettura, da quel servizio televisivo dipendono molte volte le scelte che il cittadino fa, lo stile di vita È che vero? segue se curarsi o meno quale strada prendere. Sono informazioni utili, quindi il giornalista che fa informazione biomedica di medicina si deve rendere conto che fa un servizio, che dà un'informazione. Molte volte quel cittadino che ascolta il servizio televisivo se ha delle necessità, è un malato, è un parente di malato e quindi Serve un'etica, un rigore dando questa informazione. Noi vi racconteremo la vita di questo ragazzo, non ne vediamo l'ora. Il ragazzo che devo chiamare dottore perché l'abbiamo pensato tutti che lui fosse già laureato in medicina. No. No, sono laureato in lettere. Con che votazione? È il massimo, 110 e l'Ode. Massa va a Sandiro! L'uomo che fa del 110 e l'Ode il numero della propria vita. Ha ricevuto il 31 marzo 2014 dall'Università di Parma la laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia. Posso leggere la motivazione? Sì, sì. Grazie, maestro. La corretta e rigorosa informazione medica condotta da Luciano Onder ha contribuito enormemente alla divulgazione medico-scientifica in generale, riuscendo così ad avvicinare l'opinione pubblica e la gente comune a tematiche di grande importanza e di forte impatto sociale. Tu ai premi sei abituato, ma una laurea honoris causa in medicina, che effetto ti ha fatto? Beh, mi ha commosso, se non altro. Ah, sì. eh, questo è naturale, eh, non è insomma. Poco. Non è poco. Eh, eh. Non è poco. Io voglio anche citare eh, la nostra Monica Di Loreto, con il mio medico e lo faccio perché nella nostra TV 2000 eh, si segue questa, questa linea. Tu sai di aver, appunto, aperto a, a quei giornalisti che hanno voglia, appunto come Monica, hanno l'intenzione di raccontare bene la medicina: un nuovo canale eh, di comunicazione. Eh, le persone che ti incontrano ti disturbano con l'inevitabile domanda. Dottor Ronder, senta, io glielo posso chiedere scusi, anche se sta mangiando, abbia pazienza. C Ho questo piccolo disturbo, quante, quante volte succede? Succede molto spesso, eh, sì, non eh. è proprio così. Eh. Sono persone che hanno dei problemi, eh. i problemi di salute sono molto frequenti. Le persone hanno difficoltà a muoversi, a fare le scelte giuste, a capire dove devono andare, cosa devono certo. fare. Se una persona si rivolge a me, io ho l'obbligo morale verso me stesso Genere. di ca far capire alla persona qual è la strada giusta, cosa deve fare. È un'etica che ciascuno si porta addosso. E ah, la tua sostanza. etica, appartiene alla tua educazione. E quindi, questo è naturale, insomma. Che Il consiglio venga. Che, che ti è capitato: a me sono concesso che tu abbia mai fatto una hit parade. Dei tuoi consigli, il consiglio che ti capita di dare più spesso, che corrisponde poi alla domanda che più spesso ti possano fare? Beh, in questo periodo dopo il Covid, eh, con sì. la guerra, eccetera, ci sono tante problematiche di tipo psicologico, addirittura psichiatrico in sostanza. Difficoltà ad affrontare la realtà nei giovani, soprattutto, non solo nei giovani, ma anche negli adulti. Le persone sono confuse e smarrite in questo momento soprattutto i ragazzetti che non sanno bene se ciò che stanno facendo serve a qualcosa o meno, sono molte volte sfiduciati. La necessità di aiutare questi giovani è un'esigenza che tutti noi dobbiamo avere. Ma il ragazzetto Onder, adesso vi raccontiamo, non a Belluno, vero? I miei sono della provincia di Belluno, di Belluno. sono veneti emigrati a Roma. Uh -huh come succede in passato quando io sono nato nel 1943, Però. Eh, quelle zone, le zone del Bellunese erano di fortissima emigrazione, emigrazione non solo verso Milano o Roma, ma anche verso il Belgio e il Lussemburgo. I miei nonni andavano nei mesi invernali in Svizzera o in Lussemburgo, in Belgio, a lavorare. E questo era frequentissimo nelle zone montuose del Assolutamente, Veneto. Assolutamente, era frequentissimo. Eravamo noi qui tu sei. Sei in pantaloncini corti, camicettina. No? pantaloncini nostra. corti, con una mia sorella, Lucia, sì. e con due mie cugine. Con due tue cugine, guardatelo bene! Ha già la faccia da Luciano, Ander, voi dite la ci credo è lui. Luciano. Ma vabbè, eh, questa è una cosa tanto credo. per dire. Cioè, nel senso che è già lì a dire. Ma la domanda sulla quale noi vi lasciamo e vi riprendiamo tra un minuto è, secondo voi, in quella fotografia, i tempi di quella fotografia, Luciano Onde è nato nel 43 a luglio del 43 11 luglio del 43 insomma diciamo che sulle date, le date che facevano storia in quel momento di date ce n'erano, che cosa voleva fare da grande? Su questo dubbio noi vi lasciamo un attimo e vi riprendiamo tra poco, allora solare, con Luciano Onde. Lì, eh, ti voglio lì. Lì, che volevi fare il grande grande carissimo Luciano Onder qui in studio con noi allarga le mani le braccia pazientemente dottore honoris causa in medicina e chirurgia laureato con 110 e lode un voto che torna nella tua esistenza in lettere in, in lettere Allora, eh, tu nasci a Roma nasco a Roma e finisce la guerra, anche se da bambino, torniamo a questa fotografia dove sei fra sorelle e cuginette, tu cosa sognavi di fare? Cosa pensavi di fare? Forse non so rispondere a questa domanda, cosa sognavo di fare? Sognavo di diventare grande, questo è fondamentale, <ride> e di fare forse, non lo so, il professore, ciò che sì. avevo davanti, insomma. Il professore. Eh. E, beh, insomma, ci sei riuscito. Allora, papà, giardiniere... In Vaticano, in Vaticano, faceva il giardiniere in Vaticano. Nei Giardini Vaticani. Sì. Alcune volte l'ho accompagnato piccolo di quell'età delle scuole elementari, alcune mattine di estate lo accompagnavo e rimanevo tutto il giorno con lui. Un'esperienza perché mi è capitato di vedere non solo come coltivare i fiori, potare, fare cose nei giardini vaticani, ma anche di vedere. Eh, scenette, scene importanti. Per esempio, Pio XII, il Papa, era molto, ma molto rigoroso e puntuale. Tutti i giorni usciva dai giardini vaticani con una macchina, dalle grotte eh, che facevano entrare nei sacri palazzi, nei palazzi in cui risiedeva, uh -huh. verso i giardini alle ore 15 perfette. Ed io potevo da distante, nascosto dietro un cespuglio come molte gendarmi, come tutto ciò che eh, seguiva il Papa, vederlo passeggiare Vedere insomma, Papa con la sua corte. Perché, Luciano, tu racconti perfettamente, mentre vediamo questa bellissima foto di tuo papà, e era, era un altro tempo, era un altro poter vedere il Papa. No? Poter vedere il Papa. Teniamo presente eh. che Pio XII, io sono arrivato in storia, anche la passeggiata di un Papa è un documento per capire la personalità del Papa e anche il suo modo di ragionare, di pensare. Pio XII era un Papa assoluto, un potere assoluto, un autocrate. Usciva in estate, quando io potevo vederlo e potevo andare con mio padre, usciva con una macchina scoperta seguito da una corte. La corte aveva prima di tutto un segretario alle volte Monsignor Montini, ancora Monsignore Segretario, una suora, una suora tedesca eh, molto rigorosa che lo seguiva, anche l'archiatra pontificio, Galeazzi Lisi, vestito con un frac, almeno tale mi pareva, sì. era vestito in modo rigoroso, e anche altre persone che lo seguivano a debita distanza, accelerando il passo. O rallentando man mano che il Papa eh, procedeva. Era, molto, era indicativo della sua personalità, con un segno della mano diceva che il documento che stava leggendo doveva riconsegnarlo e Monsignor Montini, il sostituto di Montini correva a dargliene un altro e procedeva in questa passeggiata, sia all'andata che al ritorno. Da notare che la passeggiata cominciava con l'uscita del Papa e una sirena che suonava nei giardini, invitando tutti a nascondersi, a fuggire dall'orizzonte. Il Papa non voleva vedere nessuno, né incontrare nessuno. E poi nel momento in cui il Papa cominciava a scendere, eh, a risalire in macchina, eh, si risentiva una sirena e la meraviglia era che da tanti cespugli che affiancavano uscivano gendarmi piuttosto che ospiti del Vaticano che si erano che un nascosti e uscivo anche io piccolo bambino Ora, avrete, nascosto. Avrete notato e qui ci sta l'occhio clinico con cui il piccolo Luciano Onder ha visto, registrato, ha ragione, quel documento storico, eh, questo era. Eh, succede che un ragazzo laureato eh, con lode, eh, studioso, preparato, serissimo, quale tu sei sempre stato Um, insomma, tu ti sei laureato e praticamente in università ti hanno detto: faccia una cosa, rimanga qui. perché... Io mi sono laureato con uno storico. Con lo storico famosissimo, si Renzo De Felice. Tutti in piedi? Eh, tutti in piedi, non c'è dubbio. Il primo ad alzarti in piedi devo essere io. Perché? Perché io mi sono laureato a luglio. E, eh, a novembre sono andato a salutare Renzo De Felice dicendo che stavo insegnando in una scuola superiore di Roma e De Felice mi disse no guardi oggi pomeriggio io devo andare in Rai da Sergio Zavoli che vuol fare un progetto venga con me perché io non ho il tempo di stare appresso alla trasmissione di Zavoli che vuol fare venga con me andiamo insieme e io dirò a Zavoli che non la posso fare io, ma se eh, la può fare lei: che è molto più giovane, più brillante, avrà più tempo di me. E in questo modo ho fatto: è stato un regalo di proporzioni ciclopiche che Renzo De Felice mi ha fatto in quel momento. Sono andato da Sergio Zavoli e ricordo ancora il passaggio in portineria eh, in Viale Mazzini e l'incontro con Zavoli. E Renzo De Felice ha detto: guardi, io non ho tempo. Prometto di aiutare Onder, ma fidatevi di lui. E Sergio Zavoli si è affidato Ora, questo si chiama allineamento di pianeti, signori. Renzo De Felice, Sergio Zavoli, 23 anni. 23 anni. A 23 anni Luciano Onder. La. Grande no. fortuna. Marte, Giove, Venere, non lo so, scegliete voi. No, non hai avuto fortuna, eri bravissimo, non, non c'entra niente. La, la fortuna, sì, va benissimo: la fortuna di certo. sentirsi dire oggi pomeriggio devo andare. Ma non fosse stato quel pomeriggio, sarebbe stata una mattina. Il programma Nascita di una dittatura, Sergio Zavoli. Quanto ci manca, quanto ci manca, quanto ci manca. Renzo De Felice, si studia solo se si studia sui suoi eh, testi. Eh, tu hai collaborato per gli episodi Gli anni del consenso e Svastica le origini del nazismo. No? Sono trasmissioni molto importanti, sono, sono riflessioni epiche. che ciascuno dovrebbe fare sul perché si sono formate due dittature sì. nel primo dopoguerra 1919, cosa è successo subito dopo. Sono stati anni importantissimi, turbinosi, su cui riflettere perché. È pur vero che la storia non si ripete. No, si ripete ma si ci è. sono cicli e ricicli. Si in ripete. sostanza, e si ripete in qualche modo. E nessuno modo. venga più a dirci che la storia sia buona maestra, perché se non ci sono allievi a studiare, la maestra eh, parla in una classe. vuota. invece bisogna studiare, studiare sì, i documenti. Parecchio. Allora, ma il concetto è come arriva il 23enne laureato con 110 Lode che Renzo De Felice porta a conoscere Sergio Zavoli in Rai a parlare di medicina? Qual è stato? È perché? all'inizio degli anni 80, eccetera, il mio direttore del Tg2, in cui ero rimasto dopo aver lavorato con Zavoli, eh, Zatterin, Ugo Zatterin, sì. eh, aveva eh, organizzato il Tg delle ore 13 e sì. aveva uno spazio precedente al Tg delle 13. Io avevo fatto una trasmissione che si intitolava Gli anni del consenso, il consenso che intorno agli anni 30 il fascismo aveva avuto in Italia, che era stato al centro di grandi polemiche perché le idee nuove di De Felice e degli allievi di De Felice suscitarono intorno agli anni 70-80 grandi polemiche e lui mi disse, non fare mi disse non fare storia, non ti occupare in questo caso, inventati una trasmissione che va prima delle 13, dalle 12.30 alle 13.00, Va tutti i giorni, fa qualcosa in sostanza e io ho pensato subito, guarda mi occupo di medicina perché ieri ho accompagnato mio padre da un medico, so che anche tu sei andato, tu Ugo Zatterin, a fare un alter, a fare un controllo cardiaco, occupiamoci di questo, vedrai che andrà bene. E Zatterin mi ha, detto, mi ha subito detto, sì sì sicuramente la farai bene, soprattutto se seguirai alcuni concetti e per primo mi disse guarda l'informazione in medicina deve essere un servizio utile per chi ascolta io mm. voglio sentire una trasmissione e per il mio battito di cuore accelerato che mi ritrovo in questi momenti voglio capire cos'è e che devo fare perché eh è la regola fondamentale ma per carità così si fa allora da lì è partito tutto il mega lavoro di Lucianonder negli anni 80 una campagna di eh, informazione che era importantissima sul virus dell'HIV e eh, che oggi non guardiamo neanche più nel retrovisore eh, della nostra storia, invece è stata eh, storia, è stata morte, è stato dolore e c'era Luciano Onder che ehm, spiegava, faceva capire, faceva comprendere, sto, parto da un tema così drammatico, a tutti gli altri temi, tutti tutti, tutti. Allora, eh, una storia che condividiamo con Luciano Onder, abbiamo tante cose da fargli vedere, è un centro a Catania eh, dove esiste un importante eh, luogo di eh, riabilitazione e recupero per bambini che sono affetti da malattie oncologiche. È difficilissimo, lo so, lo sanno anche le due persone che l'hanno inventato eh, questo centro. Noi lo facciamo vedere al professor Onder e a tutti voi. che noi facciamo qua dentro è una cosa molto semplice, restituiamo vitalità, bellezza e contenuti alla quotidianità del bambino che sta affrontando la malattia oncologica. Come lo facciamo? Con dei laboratori dove la creatività viene messa protagonista, quindi dove c'è un dolore profondo, non è soltanto il dolore fisico, ma è un, un dolore dell'emotività, dell'affettività, non soltanto del Bambino, ma dei genitori, dell'intero nucleo familiare. E le diverse attività creative sono scelte in base a quella che è la predisposizione del bambino. Ci sarà il bambino che preferirà la scrittura creativa, c'è chi invece ha il desiderio della pittura e quindi nella stanza della pittura diventa un pollock perché travolge le pareti piene di colori, però per lui quello è funzionale. Il lavoro che svolgiamo nel laboratorio di pet therapy è un lavoro che serve a stimolare nei ragazzi e nei bambini quelle abilità che comunque si hanno a volte perso, a volte comunque si è un po' messo da parte durante i periodi più o meno lunghi di degenza che, che hanno vissuto. E tramite questo poi appunto giocando e svolgendo delle attività soprattutto i bambini si capacitano del, del loro poter fare da soli soprattutto e quindi a poco a poco svolgono delle attività che gli fanno acquisire più autonomia sia di gestione del proprio corpo sia di gestione degli spazi attorno a loro. La famiglia quando arriva non deve pensare assolutamente a nulla né da un punto di vista economico perché tutte le nostre attività sono rigorosamente direi offerte alle famiglie perché grazie ai nostri sostenitori riusciamo a offrire tutto gratuitamente senza la necessità di un disbrigo pratico che può essere un peso per la famiglia ulteriore. E Stefano ha potuto effettuare le cure oncologiche proprio perché è ospite di questa struttura. Per cui, effettuare ogni giorno la strada Ragusa-Catania, venire qui per effettuare le cure non sarebbe stato possibile. Stefano, qui fa neuromotricità, psicomotricità, fa l'ocopedia, ma loro hanno preso in carico tutta la famiglia. Per cui, noi siamo seguiti dagli psicoterapeuti della struttura. Stefano ha una sorellina di 7 anni per la quale sono stati pensati anche dei laboratori attraverso i quali lei poter tirare fuori le proprie emozioni e anche ricostruire un'immagine positiva e sana di questo fratello che è improvvisamente si trova ad essere malato. Migliorare la qualità di vita è, è diventato un must nella, nella mia vita, ma nella nostra vita un po' di tutti noi che lavoriamo e, e gli stiamo intorno. Noi grazie a Wonderland siamo rinati, siamo rinati come persone, siamo rinati come famiglie, Stefano ha ripreso a sorridere Stefano è un bambino sano, è un bambino sereno che sta affrontando delle cure che non sono per nulla semplici, ma con una serenità che gli viene data proprio dalla struttura di cui è ospita. Persone favolose, stupende, meravigliose. Diciamo, eh, questo ci dice come nel tempo sia cambiata decisamente meglio, sia cresciuta. Eh, si è cresciuto il modo di trattare il paziente, no? il paziente, la famiglia? Beh, io ero amico di Mandelli, Mandelli no, l'oncologo, l'ematologo di Roma, lui scrisse un libro e me lo mandò a leggere prima di pubblicarlo, che si intitolava Curare e prendersi cura, sì. che è uno slogan ma è un programma vero e proprio. Curare un bambino, come una persona anziana, come una persona malata di qualsiasi età, significa prendersi cura dei suoi problemi, prendersi cura di quella persona. Non solo scrivere una ricetta, ma capire le esigenze di quella persona, aiutarlo, magari come in questo centro di Catania, assistendo la famiglia, le persone, aiutandole a trovare casa, a dormire la notte, a stare vicino al malato. Sono cose apparentemente fuori dal servizio e dal compito del medico, ma prendendosi cura di quel malato da parte del medico, ma di tutti noi, perché non spetta soltanto Bravissimo. al medico, ma a ciascuno di noi che vive in questa società, significa amare il prossimo, significa fare sì. l'interesse di quello e aiutare nella cura a guarire in qualche modo la cura, avere cura uh, Luciano Onder in tutto questo una carriera luminosa in Rai una carriera altrettanto luminosa al TG5, al TG5 è Mediaset. sposato a Maria Luisa e avete due figli Mila e Graziano Graziano. Graziano, è, Graziano. io devo al dottor Graziano professor Graziano devo mandare un grande bacio lui è medico ed è una persona amorevolissima come suo padre sicuramente anche la mamma e Mila? Mila è giornalista all'agenzia ANSA e ha una figlia, insomma, Graziano, e... ha quattro figli. Quindi sei anche nonno. Allora, eh, nonno. Nonno è importantissimo nonno. per me. è il fondamentale. Sei il nonno. Insomma. Non contento, super contento. Super sto. contento, super contento. È il primo sorrisone che mi fa da inizio puntata. Ci vogliono i nipotini. Ma. Ci vogliono anche cartoline cariche di amore, se la merita e quindi arriva la prima cartolina per Luciano Onder. Chi sarà? Buonasera Paola. Buonasera a tutti. Ciao papà. Luciano Onder è mio padre, è un padre, un nonno molto presente, è amorevole, è un punto di riferimento per noi figli anche se ormai adulti e per i nipoti, ma è anche un grandissimo giornalista. Eh, io faccio la sua stessa professione e penso di poter dire che papà è stato un vero interprete del servizio pubblico, ha informato e formato eh, gli spettatori, il suo pubblico eh, sulla medicina, è stato un innovatore perché quando lui ha iniziato nessuno parlava di medicina in televisione e poi invece ne hanno parlato tutti. È stato un professionista serio, che ha studiato, che si è sempre preparato nel dettaglio su tutti gli argomenti che ha trattato, ma è stato ed è ancora un professionista estremamente generoso, che non si è mai sottratto quando migliaia di persone, devo dire, in questi anni eh, gli hanno chiesto aiuto, gli hanno chiesto consigli e suggerimenti. Ha sempre aiutato tutti, è eh, sempre stato al fianco di chiunque, dall'usciere all'amministratore delegato, e con una vera e propria vocazione per il suo lavoro e per la medicina. Grazie Mila, grazie. Beh, è, una... è una sorpresa ma mi ha fatto un piacere enorme vedere mia figlia <ride> che fa i complimenti al padre e... Lei ha sottolineato un aspetto, ha formato in qualche modo. Io ho cominciato a fare il professore, appena laureato, professore nelle scuole superiori, professore anche all'università. Mi è rimasta un po' l'impronta di essere colui che forma il professore. Io devo dire che il miglior complimento che ho avuto nella mia vita e che molto spesso si ripete, sono di giovani medici, quando vado in congressi e ci sono tanti giovani medici, molti si avvicinano e mi dicono "Guardi, io ho fatto medicina e mi sono laureato perché vedevo lei la mia trasmissione. Bello. Tornavo a casa da scuola, mangiavo e guardavo la sua trasmissione, guardavo lei e ho ragionato, questo devo fare e non fare altro". E sono soddisfazioni e sono soddisfazioni, e sono soddisfazioni grandi. Poi c'è, sapete, io sono una di quelle persone ci sono le persone che sono state accompagnate da Luciano Onder nell'ora più buia, nell'ora più difficile, nel momento più grave, con generosità, affetto e dedizione, la stessa per tutti. Questa è la cosa importante, la stessa dedizione per tutti. E c'è, già che abbiamo citato il CG5, un'amica un di Luciano Onder che ha pensato di mandare anche lei una cartolina e noi... E siamo molto grati per questo. Guardate un po'. Luciano Onder, prima che un grande professionista, un grande giornalista, è un amico. È un amico che mette a disposizione tutte le sue competenze, tutte le sue esperienze. È un amico che ti aiuta, che ti spiega, che ti tiene per mano fino a quando non si rende conto che sei al sicuro. E tutto questo lui lo fa per tutti, lo fa per i suoi amici, lo fa per i colleghi, lo fa per chiunque gli chieda un consiglio. Così è stato anche per me e io per questo gli sarò eternamente grata. Ciao Buongiorno. Luciano. Cesare buon amici. A questo eternamente grata, vedi? Facciamo tutti parte di questo gruppo. Eh, sono riconoscimenti che mi fanno un piacere enorme, mi fanno arrossire anche perché uh -huh. per me è la mia vita fare queste cose, è naturale. In questo, eh, io ho una certa età, 80 anni, eppure lavoro, lavoro in continuazione. <ride> e la mia più grande soddisfazione è non solo fare i servizi, non solo lavorare, aggiornarmi, andare, partecipare, realizzare, ma anche essere in qualche modo utile, fare qualcosa che serve. Luciano cioè, Onder, sai l'unico difetto che tu, proprio che ti si possa dire è un difetto, non avere cinque gemelli tutti come te. 5. Eh, eh? Luciano Onder in circolazione Il mondo sarebbe un posto migliore C'ho dei nipoti molto in gamba ragazzette e quindi... meraviglioso Orgoglio di nonno ecco. Luciano Onder signori Grazie Grazie grazie. grazie infinitamente Grazie di essere stato con noi Andiamo E questo è un servizio che piacerà anche Al nostro professor Onder Andiamo a, eh, In un luogo Rocca imperiale Si trova in Calabria Siamo Credo se ho studiato bene Vicino eh, Cosenza È un borgo che ha vinto un premio importante, una bandiera lilla. Ecco perché mi sono vestita così oggi, che significa buona accessibilità, no problema di disabilità. Guardate un po'. Le parole sono pure poche per esprimere veramente la libertà, quello che significa essere liberi. Per molti sono cose normali, ma per chi... Sta su una stia ratella oppure non una molto bene, sono come toccare il cielo con un dito. Siamo a Rocchi Imperiale, in, in uno dei borghi più belli d'Italia e con grande orgoglio siamo anche la prima bandiera Lilla eh, di Calabria. Un riconoscimento per quei paesi, quelle amministrazioni che si dedicano a, a battere alcune barriere architettoniche. Il mare è stato sempre la mia passione. Passione che però negli anni passati non ho potuto diciamo vivere pienamente, perché per venire al mare io dovevo essere presa in braccio da mio fratello, da, da mio cognato. Tutti abbiamo diritto magari a farci una passeggiata, a respirare un po' di aria fresca e soltanto perché ci sono, ci sono dei gradini o degli scaloni tanto alti non lo possiamo fare. Questa è una cosa che mi piange davvero il cuore. Noi in questi anni abbiamo cercato di creare un paese un po' alla portata di tutti, ecco. quindi le persone con disabilità possono girare tranquillamente eh, sia nel Borgo e soprattutto sul nostro lungomare, quindi la gente può godere del, delle nostre spiagge con la spiaggia eh, adatta per eh, la disabilità, assistita dai volontari della misericordia con un bagnino, sedia a job, con le docce. Io veramente non ci credevo perché... Era un sogno per me poter essere libera di venire al mare da sola, di, di, avere, di vivere veramente il mare come gli altri. Arriviamo, troviamo già tutto a posto, l'ombrellone, la sedia per l'accompagnatrice, abbiamo tutte le, le attrezzature, i presidi che necessitano, abbiamo anche la sedia per andare in acqua. Certo, se io non voglio non vado, ma se voglio ci vado, il mare è mio, ecco. Diciamo che sono molto contenta perché a volte l'accessibilità è un tema molto tabù e a parer mio bisogna sensibilizzare di più certi argomenti. Per me queste sono veramente de delle gioie che mi riempiono veramente il cuore. Così è e così deve essere e così dovrebbe essere e siamo anche felici di poter immaginare che un giorno il condizionale svanirà da più parti. Io adesso non so come presentarvelo il mio ospite perché o Piero il Grande, Pietro il Grande, o Pierino la Peste, scegliete voi. Giacché lui si fa chiamare Pierino, optiamo per il Grande che sa essere una meravigliosa peste che non si è fermata di fronte a nulla. Pierino Orsini. Grazie, Grazie. di essere con noi. Grazie. Allora, questo signore è il vicepresidente della ASD, Disabili Roma, associazione che ha per scopo la promozione e lo sviluppo dello sport per i disabili visivi. Uh, Pierino, uh, lei, è, lei non, non vede, i suoi occhi non vedono. No, no. no. Però, cos'altro vogliamo aggiungere? Lei è un uomo che si è. Che ha preso da sempre tutto questo con la controvolontà di fare bene qualsiasi cosa, certo fin da piccolo. Fin da piccolo, fin da piccolo. Arriviamo, eh. Allora, eh, mh, quando voi avete dei sogni, no, c'è sempre poi anche qualcuno che vi dice: ma ti pare che a quest'età, a quest'età, quest Pierino il Grande ha 60 anni poiché ama tutto della montagna, tutto, proprio tutto, a lei piace tutto della montagna. Sì, è vero, dall'arrampicata lo sci di fondo, al trekking, uh, e, diciamo, e allo sci escursionistico ho fatto pure. Ha fatto tutto e ha deciso di fare arrampicata. Sì, magari un po' tardi però l'ho deciso. <ride> un po' tardi, ma lei è un mito. Lei è un mito, lei ha 60 anni. parte che diciamocela tra noi, Pierino proprio non li dimostra. Cioè, è un bel ragazzo, ma giovane fare arrampicata. Ma c'è stato qualcuno che le ha detto: ma l'arrampicata per un non vedente? No, per fortuna ho trovato un ambiente favorevole, anche dei maestri bravi che mi hanno. Indirizzato, mi hanno aiutato molto diciamo ad apprendere questa disciplina. A intraprendere questa disciplina, la cosa bellissima è che il Pierino Orsini ride sotto i baffi che ha, non che non ha. Io sorrido con lui e vi aspetto tra un istante all'ora solare per raccontarvi un'arrampicata in montagna di quelle che viste al cinema ci farebbero commuovere, ma ci farebbero anche dire: Ma dai, ti pare? La ripeto spesso questa frase. Invece, i film di Pierino. È tutto vero, tra poco all'ora solare, grazie. Oh, sto fuori dall'accuso! Vai! <ride> Portati su, sali, sali dove hai le mani e stai in cima praticamente, poi dobbiamo solo salire un altro pezzettino per riprendere il sentiero. Che oh. top! Ande. No, dopo deve dare un sorso d'acqua, se no muoio. È lui, signori, è lui, è lui, Pierino Orsini. Ma, me la ricordo benissimo, la fatica che ho fatto, arrivare sopra, eh, però con... Dove eravate? Dove eravate? Nelle. a Gaeta, nella sì. montagna spaccata. Montagna spaccata? Prima siamo scesi in corda doppia giù fino al mare. Forse l'abbiamo risalita per 150 metri. Senza, senza che i suoi occhi vedano niente. No, però insomma la montagna la toccavo andavo. È così, eh. È montagna così. È bella, bisogna saperla amarla. È Bellissima. Senta, ma quando è arrivato su? Non se ho capito bene, chiedeva. Mamma mia, io poi. Quando vedo queste immagini, che sono immagini stupende, e ti fanno pensare che ci voglia. Con la bravura dei maestri che lo hanno seguito ne parleremo tra un attimo. Però ci voglia Pirino proprio un talento, una grinta, una voglia, no, una, un desiderio. Ma più che talento ci vuole passione, dedicazione, e poi avere pure appunto, delle persone vicine che, che ti sanno guidare, che ti sanno dare diciamo, col, col giusto consiglio per andare avanti. L'ho detto io arrampicato, l'ho iniziato a 60 anni quando ho fatto la montagna spaccata. Da ce l'avevo 65-66, penso. E... però, insomma, ecco è stato un percorso. Questo percorso l'abbiamo condiviso eh, con Giorgio, che era il mio maestro, e con Luigi, che è il Garcone, chi, Garcone sì. Sì, quello che ha fatto il documentario. Che poi e Siamo diventati molto amici, insomma, tutto due, sia con Giorgio che con Luigi. Luigi Carcone, giovane, affermato, regista arrampicatore, che ci ha concesso e regalato in buona sostanza. Queste immagini che sono tratte da un documentario. Volevi non fare un documentario a contatto con la parete? Perché, ripeto, Pierino, Pierino che la montagna la conosce perché, insomma, lei. Lei è cresciuto in una famiglia? Sì, io, sì sono nato in un paesino di montagna, su sibillini, sotto il vettore. Sì. Dunque la montagna l'ho cresciuto da piccolo, nonostante che vedevo molto poco, fino a dieci anni, poi dopo non ho visto, non ho visto più, però insomma ho avuto un ambiente favorevole, sia la famiglia sia gli amici, e ho fatto sempre con loro, con gli amici, giochi anche di, diciamo, molto di movimento. come... Si può fare in un, in un paese, nascondino, eh, andare in bicicletta, altre, altre cose diciamo del genere. E come genitore mi hanno portato sempre con loro, eh, sia nei campi. Mio padre era un boscaiolo, dunque andavo, avevo, andavo anche nei boschi con i muli e, e i cavalli. Insomma, ho avuto questa passione diciamo sia della natura che della montagna. Insomma. E, e no. questa mi è rimasta perché. E poi... È rimasta, sì. Senta, quando è salito quando ha fatto questa, eh, questa salita che abbiamo, di cui abbiamo appena visto le immagini, insomma, quando si è reso conto, non solo perché gliel'abbiano detto, di essere arrivato su, no, di avercela fatta? Beh, è stata una situazione eh. incredibile perché chiaramente sì, è vero che abbiamo fatto un percorso di preparazione, però gli ostacoli c'erano, era la prima volta che affrontavo una via lunga quando eh, puoi arrampicare in palestra oppure arrampicare magari in una palestra dove le pareti sono 15-20 metri conto fare 150 eh, metri sì. Sì. E magari con soste però chiaramente la stanchezza alla fine si può sentire, l'età c'era dica eh, a come. me che faccio quando fanno una rampa di scale mi devo fermare allora <ride> senta eh, co come, ehm, come avanza in verticale una persona non vedente. Benissimo, lei mi dirà con i maestri, con tutto, però... Come Ma si questo fa? noi infatti è stata proprio un'iniziativa anche come, nostro, come, associazione, come la nostra associazione, perché pensiamo che appunto che, eh, lo sport in generale va bene per tutta, a certo maggior ragione sì. per i non vedenti, certo diciamo che, sì. che l'aiuto poi i movimenti, l'integrazione e quant'altro. però... Eh, Diciamo iniziare a parte diciamo, la mia esperienza ma iniziare perché poi l'abbiamo iniziata abbiamo portato un forte gruppo diciamo, di non vedenti a fare questa attività uh, come associazione pensavamo appunto che eh, probabilmente la verticalità eh, potesse dare altre emozioni che magari non hanno magari facendo sport eh, in orizzontale tipo atletica oppure calcetto perché io ho fatto anche calcio non vedente insomma come associazione facciamo diversi sport però questo e ci Sembrava una novità, e a me mi piaceva iniziarla e da qui è nato tutto. Diciamo. E senta, è, è vero che si lavora come questa è una cosa bellissima, come sul quadrante dell'orologio? Sì, perché no? chiaramente, soprattutto in, diciamo, in palestra e là dove tu vuoi fare delle vie diciamo, indicate, obbligate, e ci sono le indicazioni e, e diciamo che ci dà diciamo, la guida, il maestro e indichiamo questa posizione con il quadrante dell'orologio, lungo l'una per dirti in alto a destra, e mezzogiorno in, in posizione diciamo, meridiana rispetto a te, certo. dritta, e le 11 a, a sinistra e via di seguito. Diciamo, ecco. Ma che meraviglia! E poi cioè, questo, questo magari in montagna quando fai le eh, vie più lunghe. È più difficile che uno ti può dare indicazione da basso, però comunque lì è anche più semplice. Se tu sei bravo, diciamo, tocchi vai, oh, eh. vedi qual è la presa più buona. Sì, sì, o tocchi <ride> sì, un momento un attimo, un attimo, un attimo. Attenzione: la pietra. La pietra, la montagna. È come sempre, è lo stesso discorso che si faccia, si possa fare sul mare. Certo. Ti rispetta se la rispetti. Se la rispetti, certo, no, ma a me farebbe una paura nera. Ora, gliela devo dire questa cosa perché non lo so, perché è più grande di me, perché... e invece, invece lei ha dimostrato e sta dimostrando, portando anche tante altre persone non vedenti a fare, eh, ad, ad avvicinare questo tipo di sport, che la montagna, insomma, la si deve no? guardare con cura. Come dicevo prima, che questo vantaggio ce l'ho avuto forse da piccolo perché... E Hanno imparato a rispettarla appunto, la montagna e quant'altro. Chiaramente, eh, se andavo a camminare in un sentiero, diciamo, eh, non facilissimo, non facile, che magari c'erano delle pietre, e delle cose, non mi permettevano di andarci con le scarpe, non adatte, diciamo, no? per dietro. Dunque, eh, l'educazione diciamo, alla montagna è. Eh, è tutto, diciamo. È tutto, è, è rispetto su rispetto, sì, va bene, vi facciamo vedere altri 25 secondi eh, di montagna spaccata del documentario a contatto con la parete con la regia di Luigi eh, Carconi che ci ha permesso di mandarle in onda e poi abbiamo anche una sorpresa. Intanto guardate queste immagini che sono già una sorpresa da sole. Guardate, ah, questo piano piano però tendi ad andare verso la tua destra ok poi su arrivato, se suona giorno allora, allora. Queste immagini sono meravigliose perché sono una lezione di vita per tutti, perché rappresentano il non mi dire che non si possa fare, attenzione, con giusta cura e con il giusto maestro. Giorgio Tuscolano, grazie di essere con noi, grazie infinite. È l'istruttore eh, di, di Pierino, è insomma, istruttore perfetto. Operazione riuscita? Sì, que quella è andata benissimo però abbiamo continuato a farne anche tante altre in generale di, di progetti. Lui è un motore infinito anche di propositività okay. rispetto all'associazione, alla divulgazione dello sport per persone con um, difficoltà visive. L'arrampicata che cosa insegna, signor Maestro? Pierino ce l'ha eh, appena dimostrato. L'arrampicata insegna che uh, puoi trovare la tua strada in ogni, in ogni circostanza e quindi se hai una disabilità visiva puoi provarci lo stesso e scoprire di essere capace e di trovare delle strade alternative. Prima parlavamo della roccia e io c'ero, l'ho visto andare in una maniera che non mi aspettavo. Ma è vero che hai riuscito, Pierino, tra un attimo torno da lei, è vero che hai riuscito anche a, a accorciare il tempo, l'idea, la, la durata, insomma, quanto doveva durare il tutto? Avevamo ipotizzato forse sulle tre ore e ci abbiamo messo un'ora. E noi avevamo ipotizzato anche. Ma lei è Pierino turbo, non è soltanto Pierino <ride> sì, sì. la peste, lei è meraviglioso. Sì, sì, avevamo eh, immaginato di doverlo tirare su in alcuni tratti mm -hmm. e invece andava più veloce di me. Che mi prendeva proprio la caviglia e mi diceva: Forza! <ride> è, sì. 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 Sì, no. è meraviglioso! Aspetta! Pierino, è meraviglioso! Allora, sì, giustamente qua ci sono applausi applausi a scena aperta. Eh, Pierino eh, allenamento, passione, eh, disciplina e apertura ad un. Ripeto, a, a non dover pensare di se stessi, questo non lo farò mai. Eh, questo credo che sia la sua lezione. Beh. Oltre a tutte le cose che lei già fa. Beh, questo sì. Eh. Se non hai questo stimolo, magari non, non le fai, diciamo. No? Chiaramente devi avere sempre stimoli nuovi per affrontare nuove realtà. Eh, ma voglio dire, lei ha, tiene la fabbrica degli stimoli, perché... No, io ormai... Il prossimo, Giorgio, il prossimo il appuntamento... Il prossimo è Coppa Italia, Coppa Italia d'arrampicata. Coppa Italia di arrampicata no, no. No, che... sì, Paraglind, Paraglind, sì. Paraglind. il prossimo, la no, campionata... Coppa Italia è campionato no, il campionato La camp Coppa Italia, già l'abbiamo provata perché anche questo, diciamo, nonostante l'età eh, ho voluto provare pure questa, diciamo, fare questa esperienza. Eh, diciamo, con la fase, con la, eh, con la federazione, a fare le gare, sì, certo. eh, le gare anche per dare uno stimolo, anche questa volta, diciamo. Anche per mia soddisfazione, ma anche per dare lo stifolo a alcuni giovani che erano buttati in bande a iniziare a fare queste gare. E, e, e questo è, è un misto tra maestro e allievo, Giorgio, no? Che, insomma, è, è lo scambio uh -huh. che si viene a terminare. Ma lui è sempre fra due maestri, giusto? Sì, sì. sì. Guida mai sì. La, la cordata? Uh, a no. volte sì. A volte, diciamo, come guida, come persona che apre il percorso, oh, sì. sì. L'ha fatto, però... Uh, diciamo con più attenzioni. Sì, chi fa arrampicata ma ha capito. Apre sì. lui che non vede, ma apre perché non vedere non è sempre solo una questione di occhi. E il signor Pierino ce l'ha appena insegnato. Quanti anni ha lei, signor Pierino? E io ho 70. Ma ah no, io ho detto 60, se li porta bene. Ma, ma, ma andiamo tutti, andiamo tutti ad arrampicare. Attenzione, Pierino Orsini, 70 anni fa le cose che ha fatto, Giorgio Tuscolano, grazie, grazie. grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti, grazie. E oggi, perdonatemi, un grazie al nostro Walter D'Angeli, al nostro direttore di studio, che è sempre così amabile e così caro nel, nell'accompagnare i nostri ospiti. Voi non lo vedete, ma è una di quelle persone che rende bello lavorare questo, in questo luogo, credetemi. Grazie a tutti, buona ora solare. Elisabetta, grazie, grazie Eugenia.